Siamo a Scerni in Contrada Bardella alla prima edizione della Festa dell'Aratura organizzata dalla ditta Candeloro, Agriservice Candeloro. E Mirko, tu sei stato quello che ha avuto l'idea, da te è partita l'idea di questa bellissima giornata, di questa festa. Come è partita l'idea e come avete organizzato? Ma sinceramente l'anno scorso sono stato partecipe alla Festa dell'Aratura Monte Dorisio e mi è piaciuta l'iniziativa e tutto quanto, e ho pensato di riportarla a Scerni, dato che è un piccolo paese, che comunque siamo un paese agricolo e tutte le manifestazioni non si fanno, che si devono fare. Allora ho pensato, insieme all'aiuto di mio padre e della mia famiglia, di portare qualcosina di bello anche in questo paese. Siamo riusciti nel tutto, con il patrocinio del comune, con il permesso del comune, con l'aiuto degli amici e di tutto, a portare questa festa anche a Scerni, sperando che sia la prima edizione, di continuare anche nei prossimi anni. Signor Enrico, come si è svolta la giornata? Allora, noi abbiamo fatto la partenza, qua si doveva partire un po' prima, però un po' qualcuno ha fatto ritardo, si è portato alle 10, siamo andati al centro di Scerni, in piazza, con tutti i trattori, un po'. Siamo arrivati là per fare anche la benedizione del prete. Però, insomma, stando tutto è andato bene, tutti i sindaci e tutto. Abbiamo fatto poi la bella, aperitivo offerto dal bar centrale di Scerni. Poi da lì siamo ripartiti, siamo tornati giù nella sede dove abbiamo mangiato, abbiamo fatto pranzo e poi dopo pranzo abbiamo svolto la gara della ratura e tutti i tipi di giochi che abbiamo fatto. Ecco, quali sono i giochi che avete fatto? Questi sono magari di ratura, è stato i tiri di trattori, i tiri di forza trattori, insomma i cingolati, un po' di corse con i cingolati. E questa è tutta la festa, questo si fa per l'agricoltura, perché l'agricoltura qua è finita. Sperando che portiamo qualcosa di andare avanti, però non so fino a quando arriveremo. Un rilancio all'agricoltura. Speriamo che i nostri governatori e i nostri di tutti che sono nel governo in alto capisce un po' che significa l'agricoltura, significa che se capiscono bene che quello che qui mangiamo viene tutto dalla terra. E i nostri agricoltori stanno morendo di fame per mandare avanti un po' tutto. Speriamo che qui capiscono questo qua, perché altrimenti qua finiamo tutti quanti. Ringraziamo anche le varie associazioni, la Protezione Civile e gli altri partecipanti. L'autoambulanza, Protezione Civile, le guardie, e il Comune di Scerni che ci ha una grande mano nel realizzare il tutto e tutti i partecipanti che sono venuti. Ringrazio Monte Dorisio, Scerni, Pollutri, Casabordino e dintorni. Pensiamo a fare festa, divertiamoci, grazie mille anche a te Lucia, io vi ringrazio tutti, alla prossima edizione. Alla prossima edizione.